Buongiorno, oggi siamo già in ritardo. Benvenuti ancora a New York. Pensavo che oggi ci fosse la lezione di ice skating, invece è domani. Quindi ci siamo svegliati in fretta e furia e non c'era niente da fare. Quindi adesso stiamo andando di nuovo per l'ennesima volta a downtown per vederla definitivamente. Franz vuole assolutamente fare un salto agli Instagram headquarters, che sono gli uffici di Instagram, e l'elmosinando qualcosa, non ho capito quale sia il suo piano. Come al solito prendiamo la metro. Oggi è il nostro ultimo giorno di autonomia per la carta della metro, perché l'abbiamo fatta il primo giorno e durava una settimana. Ed è già passata una settimana, non me ne sono reso conto. Franz, ma ti rendi conto? È già passata una settimana. Eh sì, l'ho detto prima. Bene, siamo a downtown e siamo prossimi agli studi di Instagram, agli uffici di Instagram. Il piano di Franz è quello di entrare e implorare qualsiasi cosa, perché siamo instagrammer. Il mio pronostico è che ci diranno: scusate, non sappiamo chi siete, forse dovreste prima chiamare. Però non è mai detta l'ultima parola, magari ci riempiono di allori e ci regalano tutto e ci intestano un quarto delle azioni di Instagram. Il palazzo dovrebbe essere questo. Gli uffici di Instagram stanno qua dentro, ma questo è un palazzo normale. Quindi chiediamo, entriamo dentro, chiediamo dove stanno. Facciamo? Sì, sì, esattamente come Google, Franz, non è che qui entri, ci serve un appuntamento. The Instagram offices are here. Is it possible to visit or... Ah, ok. Thank you very much. La nostra visita è durata 5 secondi, come previsto. Ma Franz è un imprenditore di se stesso grazie al digital e non si dà per vinto. Adesso, grazie al mio cellulare, che è un numero americano, chiamerà lo studio e gli implorerà di farci entrare. C'è pure Facebook. È solo per la risoluzione dei problemi. È andata così. Allora, dato che siamo in zona, abbiamo deciso di fare un salto da Little Italy. Little Italy sta in mezzo a Chinatown, è stata mangiata da Chinatown, adesso è solamente una via. Anche se siamo già stati ormai più volte a Chinatown, abbiamo visto solamente da fuori Little Italy. E quindi ci andiamo. Guardate, c'è un sacco di gente che sbircia dentro quella palestra. Cosa c'è di importante? Why are you looking inside? Oh, famous people. Qua dentro ci stanno gli attori di Stranger Things che stanno facendo l'intervista. Di Stranger Things, amico. No, sono gli attori. E lui è uno che fa l'intervista, poi ce ne sono altri. Ho appena beccato questo negozio di scarpe che fa scarpe di lana. E io avevo visto il loro brand online e avevo anche provato a comprarle, perché sono molto minimal quelle scarpe. Il problema è che non spedivano in Italia. E ora per pura casualità l'ho incontrati qua a New York. Costano $95. L'unico problema è che ormai io le scarpe le ho comprate e non mi serve veramente un altro paio. E quindi niente. Welcome, Little Italy. L'Italia è finita. Non è il massimo, però non ci aspettavamo il massimo. È un po' meglio di quella di San Francisco, perché è più lunga e più caratteristica. È comunque una via piena di ristoranti italiani, piena di italo-americani. È figo perché tutte quante le persone davanti ai ristoranti, i gestori, sembrano tutti quanti cosplay di Robert De Niro. Non è figo. Andiamo da Shake Shack, va? Che tutti quanti ce lo consigliano e noi non ci andiamo, quindi adesso ci andiamo così ingrassiamo. Spettacolo finito. Ci siamo presi un sushi solamente, che costava $2.70. Buono. Vabbè, basta, andiamo alla Shake Shack, sta proprio là sopra. Mi sono preso le patatine con sopra il cheddar, molto buone quelle di Shake Shack. Un altro hot dog, sempre col formaggio. Buono. Shake Shack provato. È a livello di In-N-Out, è abbastanza buono. Siamo andati al ponte di Brooklyn, finalmente, che ci mancava. L'orario non è dei migliori perché il sole è alto e non lo vedremo al tramonto. Però siamo qua. Sì, amore, non lucchetti. Multa $100. Il ponte è bello, ma
c'è proprio una luce sbagliata. Ho proprio la classica sensazione di abbiocco post pranzo delle 2 del pomeriggio. Dancing cheek to cheek. Dancing cheek to cheek. È giunta l'ora di abbandonare il ponte di Brooklyn e dirigersi verso Soho, dove incontreremo Carolina che ci farà vedere un po' la zona. Ci dovremmo vedere con Carolina a Canal Street, da quella parte. Però forse non vedremo Soho, ma vedremo altre cose. Non so niente, ragazzi, non so assolutamente niente. Siamo a Canal, Carolina non ci sta, mi sono preso una ciambella. Il mare. Cambio di programma, dato che si sta facendo un po' tardi, ci vediamo direttamente nella High Line, che è il punto dove volevamo andare, che è un parchetto sopraelevato, molto carino, dove vedremo il tramonto. Ciao, piacere, Carolina. Avete aspettato tanto? Ci siamo congiunti con Carolina. Io mi trasferisco là. Adesso ci sta portando al Chelsea Market. Ora si prende di nuovo la metro, direzione Times Square. Siamo a Rockefeller Center adesso? No. Questo è Union Square, no? No. Che idea geniale venire qua. Ma è Natale, siamo tutti più buoni. L'idea iniziale era di guardare l'accensione dell'albero di Natale a Rockefeller Center, come molti di voi mi avete consigliato. Come previsto c'è troppa gente per farlo, quindi cambio di programma, si va a Times Square. È molto figo. C'era troppa gente, ho smesso di registrare perché ho avuto una crisi. In questo momento siamo in un altro posto, come si chiama questo posto? Piazza. Una piazza, sembra Budapest adesso. È vero. E ci sono i mercatini di Natale. C'ho sonno, c'ho fame, penso proprio che entrerò nel primo Chipotle e mi mangerò un burrito. Ragazzi, ogni volta che prendo un burrito da Chipotle è troppo grande e faccio un casino quando lo mangio, quindi ci rivediamo quando ho finito. Mo ho finito, era molto buono. $15, ci vediamo in ostello. Siamo un po' stanchi. Sto iniziando ad accusare questi giorni di frenesia. Quando sto in viaggio incontro sempre un sacco di gente, ricevo sempre un sacco di stimoli, invece quando sto a casa no. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Nei prossimi video pattiniamo. Ciao.